Uomini e donne, la puntata del 4 febbraio, Rocco torna sui suoi passi. Tra Gemma e Marcello sembra esserci interesse comune e per il momento le cose tra loro vanno bene, dicendo addio a Rocco Fredella. Torna oggi, 4 febbraio 2019, un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia condotto da Maria De Filippi. Come di consueto, la puntata di oggi, in onda su Canale 5 alle 14:45, sarà dedicata al trono over e, protagonista indiscussa, sarà la dama torinese Gemma Galgani. Diretta puntata Uomini e Donne del 4 febbraio. Maria De Filippi inizialmente chiede a Claire se vuole rivedere il video. La donna risponde che potrebbe farne anche a meno, ma Gianni non si trova d'accordo, è giusto che due persone come loro vengano additate per quelle che sono realmente e che si vergognino per i loro gesti. 41 Il primo ad entrare è Gian Battista, seguito subito da Claire. 39 Come comunica Gianni, i due hanno quindi inscenato tutto, sia dalle parole da dire che dagli atteggiamenti da tenere. Oggi, prima di fare il loro ingresso, Maria comunica che entrambi sono all'oscuro del filmato e che stanno per essere smascherati dalla redazione. 37 Nel filmato, inconsapevoli di essere registrati, Claire e Gian Battista sembrano studiare insieme un copione da recitare una volta in studio. 15.34 E Maria a spiegare cosa sta accadendo, durante la messa in onda molto spesso Gian Battista e Gianni Sperti discutono continuamente. Allo stesso opinionista aggiunge poi un filmato allegato da un bigliettino con scritto "Quei due sono dei bugiardi". Lo stesso filmato è antecedente a quanto accaduto nella registrazione. 15.30 Questa volta aggiunge una segnalazione diretta a Tina Cipollari. Prima del video vero e proprio, però, un filmato mostra quanto accaduto la puntata scorsa relativamente alla conoscenza tra Umberto, Claire e Gian Battista. 15.26 Per sciogliere un po' il ghiaccio creato tra loro, Rocco vuole invitare Gemma a cena in occasione del suo compleanno. La dama accetta l'invito e i due ballano insieme. 15.13 Si parla adesso di un elemento che ha creato maggior astio durante l'ultima registrazione tra i due. Rocco, infatti, aveva alluso al fatto di voler condividere con la donna alcuni giochi erotici. Gemma si è dimostrata delusa, odiando alcune pratiche in quanto le ha sempre ritenute motivo per far venire meno l'affetto in un rapporto. Oggi, Maria De Filippi cerca di chiarire, sottolineando che non si trattava di cose esagerate, ma di semplici indumenti intimi che Rocco avrebbe voluto regalarle. 10 Rocco vuole di nuovo continuare la sua conoscenza con Gemma, dichiarando però di essere agli sgoccioli. 1509 Maria chiede a Gemma se prova ancora interesse nei confronti di Rocco. Lei, con le lacrime trattenute, ammette che non le è affatto indifferente, ma che non si sente compresa da lui. 1507 Mentre Rocco ironicamente indossa il maglione attorno al collo, interviene Barbara e accusa Gemma di essere stata una persona falsa ed ipocrita nel rapporto con Rocco. 1501 Rocco porta con lui il maglione che la donna gli ha regalato a dimostrazione del fatto che lei non provava un vero interesse nei suoi confronti. Palese è infatti la sua abitudine di indossare solo camicie e, con quel dono, la Galgani, a suo avviso, non ha dimostrato di conoscerlo davvero. 1500 Dopo che Gemma e Marcello si salutano pacificamente,
Maria dichiara che Rocco ha fatto un passo indietro, soprattutto dopo l'intervista che la torinese ha rilasciato al magazine del programma dove ha dichiarato di provare attrazione fisica nei suoi confronti. 14.56 Viene fatta mettere una seconda seduta di fronte Gemma e ad entrare adesso è Marcello che subito fa i suoi auguri alla donna. Durante tutta la settimana i due si sono soltanto sentiti telefonicamente senza potersi vedere. La Galgani comunque dichiara di non trovare un dialogo con l'uomo e di non riuscire per questo a continuare la sua conoscenza. Marcello si trova d'accordo con il suo pensiero, nonostante ammetta di aver conosciuto una donna autentica. 52 Gemma finalmente fa il suo ingresso e subito Tina le porta una torta con un numero 17, facendo un riferimento esplicito alla sua età. 52 Riguardo al suo rapporto con Marcello, Gemma si dichiara contenta di conoscere l'uomo e non esclude che tra loro possa nascere qualcosa di più importante. 14.49 Il secondo RWM, invece, riprende lo sfogo della Galgani al termine della registrazione. L'opinionista Tina Cipollari dopo i primi minuti già interrompe il filmato criticando la falsità della donna quando parla del suo rapporto interrotto con Rocco. 14.47 Il primo filmato che viene mostrato riassume quello che è accaduto nell'ultima puntata, la discussione avuta con Rocco e la nuova conoscenza con Marcello. La puntata termina proprio con Gemma e Marcello che ballano insieme. 14.45 Inizia la puntata e subito viene annunciato il compleanno di Gemma Galgani. Prima di farla entrare, però, Maria mostra un RWM. Anticipazioni puntata del 4 febbraio, Gemma cambia completamente idea e lascia Rocco. La puntata odierna dedicata al Turnover inizierà con un filmato, presentato da Maria De Filippi, il quale mostrerà lo sfogo della Galgani subito dopo l'ultima registrazione. Nonostante la donna sembra aver accantonato la relazione con Rocco, non può fare a meno di continuare a lamentarsi dell'influenza che Tina Cipollari ha sull'uomo. L'opinionista non è tipa da rimanere in silenzio e più volte interromperà l'RWM per dire la sua. La disputa tra le due donne continuerà anche all'ingresso di Gemma, come un copione già visto. Tuttavia, la dama torinese oggi dimostrerà di dar poco peso alla sua rivale, ponendo tutte le sue attenzioni sulla nuova fiamma, Marcello. La loro conoscenza, infatti, sembra procedere molto bene, tanto che ormai la relazione con Rocco Fredella sembra essere sempre più messa da parte.